Sabatini è un consulente del lavoro, attualmente presiede il Consiglio Provinciale dell'Ordine di Siena. Sono senese d'adozione perché vivo a Siena dal 1981 e lavoro in questa provincia dal momento in cui ho iniziato a svolgere l'attività e la professione. Mi occupo di consulenza del lavoro, quindi significa che mi occupo prevalentemente di curare e amministrare i rapporti di lavoro delle aziende che si affidano allo studio che ho costituito insieme ad altri colleghi e fondamentalmente il cuore di tutto quello che costituisce il mio lavoro ruota intorno alla gestione delle risorse umane, a tutto tondo, insomma, che si parli di diritto del lavoro, che si parli di sicurezza, che si parli di scelte ai fini previdenziali, insomma, tutto quello che interessa le persone che in qualche modo entrano o escono dal mondo del lavoro. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, innanzitutto, è importante capire che esiste un Consiglio nazionale dell'Ordine, ma poi esistono tanti consigli provinciali quante sono le province italiane. Questo significa che c'è un presidio su ogni provincia e il nostro compito è essenzialmente quello di tutelare la fede pubblica, perché in fin dei conti i consigli dell'Ordine, cioè gli ordini professionali, sono enti pubblici non economici per quanto riguarda proprio la natura giuridica. Ma il loro ruolo è quello di vigilare affinché chi svolge questa professione abbia i requisiti per farlo, requisiti soggettivi, sia abilitato, sia iscritto all'ordine, insomma, combattere tutti i fenomeni che sono legati all'esercizio abusivo della professione, ma anche promuovere a livello territoriale, quindi provinciale in questo caso, tutta l'attività di formazione che serve a migliorare la categoria, cioè proprio le conoscenze, le competenze dei professionisti che fanno parte del nostro ordine. Io sono sempre molto felice quando iniziative di questo tipo si svolgono nella nostra città, perché secondo me anche storicamente arti e mestieri, insomma, fanno parte della sua storia, quindi chi meglio di una città come Siena può ospitare attività in cui la tutela, la salute, i diritti e i doveri dei lavoratori, dei datori di lavoro sono al centro dell'attenzione. Ovviamente come consulenti del lavoro fa parte della nostra vocazione quasi, proprio userei questo termine, quella di promuovere azioni che siano finalizzate a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, che però devono essere vissuti come valore. Ecco, perché questo sì, mi sento di dirlo. Quando parliamo, soprattutto nel mondo imprenditoriale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, la prima reazione è quella di dover affrontare una serie di pratiche burocratiche, di adempimenti che sono costosi e anche molto complessi. E in realtà bisognerebbe promuovere maggiormente l'idea che il valore, che la sicurezza è un valore, che non significa non avere paura, ma essere prudenti, cioè mettere in campo tutte quelle azioni che ci possono far vivere meglio tutti. Questo soprattutto, ed è il ruolo dei consulenti del lavoro, cerchiamo di farlo a tutti i livelli, dall'orientamento nelle scuole, quindi promuovendo azioni e anche eventi che mirano a coltivare questi aspetti, ma anche tra i nostri clienti, le aziende che seguiamo, i lavoratori, perché ecco, questo è molto importante. Il consulente del lavoro in realtà è un professionista che oggi più che mai non assiste soltanto le aziende e in realtà spesso si trova a mediare. Perché un altro insegnamento importante che abbiamo compreso in questi anni è che bisogna prevenire i conflitti, non gestirli. Per prevenirli bisogna agire a livello culturale e quindi noi,
proprio anche per le competenze, per le attività che svolgiamo ogni giorno, sicuramente siamo avvantaggiati da questo punto di vista. È il nostro pane quotidiano parlare di diritti, di doveri e spiegare a chi si rivolge a noi cosa è opportuno fare e soprattutto cosa si deve fare per rimanere nell'ambito della legalità e garantire quelle tutele necessarie che insomma a tutti i livelli lavorativi e non solo oggi sono irrinunciabili.